Chi ha paura di Alarico? A distanza di 16 secoli è ancora da vivere come presenza ostile quella del re visigoto che, reduce dal sacco di Roma e mentre si apprestava a conquistare l'Africa, ebbe l'avventura di morire a Cosenza? O non è invece possibile, nella città dove il re è sepolto insieme al suo favoloso tesoro, collocare questa figura in un diverso, più arioso contesto che privilegi storia e cultura? L'argomento ha suscitato un vivace dibattito a Cosenza quando il sindaco Mario Chiuto ha preannunciato la ormai prossima realizzazione di uno dei suoi progetti più suggestivi, quel museo di Alarico che non solo dovrà diventare una risorsa di grande attrattiva, ma cancellerà una discutibile scelta urbanistica degli anni del boom edilizio, l'edificio alla confluenza dei fiumi nato come Hotel Jolly e subito vissuto dai cosentini quale offesa imperdonabile allo sguardo di chi, dall'altra riva, si rivolge verso il centro storico arroccato su Colle Pancrazio. L'abbattimento dell'ingombrante cubo di cemento alto 20 metri sarà il primo passo, poi del museo si alzeranno le mura, quelle metaforiche che conterranno la storia della città e quelle fisiche, pensate in dimensioni e materiali che rispettino quanto sta intorno. Un museo per celebrare un sanguinario predone per la cui sepoltura sotto il Busento furono utilizzati e poi uccisi i prigionieri locali? Certamente no. Il sindaco è stato chiaro, rispondendo alle polemiche finite sul Corriere della Sera e perfino su una prestigiosa testata internazionale. Mario Chiuto non solo non teme Alarico, ma chiede uno sforzo congiunto che porti ad esaltare la storia locale anche nei suoi momenti più controversi. Uniamoci, è il suo messaggio, e crediamo nella forza delle nostre idee, celebriamoci, incoraggiamoci. E se il Times Europe decide di parlare di noi e del nostro progetto, significa che siamo davvero una città europea, una città da visitare, da vivere, un tesoro di città. Con buona pace, dire Alarico. Mario Chiuto realizza un sogno, la demolizione del Jolly, che cominciò a coltivare oltre un decennio addietro, da presidente degli architetti cosentini. A giugno c'è stato il passaggio di proprietà dell'edificio dall'Aterp al Comune e ora si comincia a lavorare, grazie ai 7 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2000-2006, riservati alla riqualificazione della confluenza dei fiumi Crati e Busento e, per l'appunto, alla realizzazione del Museo di Alarico. Al posto del vecchio albergo sorgerà una piazza con tanto verde, delimitata da un lato dal nuovo edificio ad un solo piano fuori terra e sui restanti lati dagli stessi fiumi, le cui sponde riqualificate saranno percorribili a piedi e in bici. L'attuazione del programma politico-amministrativo, che ha come obiettivo quello di rendere Cosenza una città più bella e più vivibile, ha dichiarato Mario Chiuto, va regolarmente avanti. Sono orgoglioso di poter dire che sotto la mia guida sarà abbattuto un simbolo dell'edificazione irrazionale e che daremo respiro a uno degli scorci più belli di Cosenza.